Allora, stiamo parlando con? Allora, Pasquale Diaferia, Creative Chairman, Special Team e Special Team USA. Allora, parliamo di pubblicità tra passato, presente e futuro. Passato, si riconosce in un modello del passato, nei grandi pubblicitari, da testa o GV? Sicuramente, anche perché ho avuto la fortuna in questi giorni, oltre a diventare nonno in questo momento, sono 30 anni, compio i 30 anni di lavoro, e quindi la cosa di cui sono sicuro è che ho avuto ottimi maestri, ottimi modelli e ottimi punti di riferimento anche internazionali. Diciamo che sono copywriter di estrazione, quindi modelli sono Pasquale Barbella, che è una persona a cui sono molto affezionato professionalmente, ma anche dal punto di vista umano, che è una persona di grandissima cultura, straordinario copywriter, ma soprattutto straordinario uomo di cultura professionale e cultura in generale. Quindi questo per me è un modello, così come Re Emanuele, così come Marco Mignani, così come i grandi copywriter italiani che hanno saputo usare una lingua difficile come l'italiano, una lingua poco pubblicitaria, perché l'inglese è molto pubblicitario, e sono riusciti a costruire piccoli capolavori. Quindi diciamo questi sono i punti di riferimento. È chiaro che ho anche tutta una serie di personaggi internazionali, da Howard Gossage, ovviamente l'immancabile Bill Bermack. Ho lavorato e sono stato formato in Ogilvy, quindi David Ogilvy non è solo pensiero ma è anche grande pratica. Ripeto, io ho studiato da direttore creativo in Ogilvy e diciamo che tutto quello che so da questo punto di vista arriva da lì. Ah, c'è un altro grande network in cui ho lavorato, che è la Saatchi, nel periodo di Charles & Morris sulle copertine di Newsweek e di Time, e anche quella che era l'agenzia della Compelling Way, prima di diventare la Ideas Company, e anche in quell'agenzia ci hanno insegnato che bisogna esagerare, ma bisogna essere sempre molto stretti sul pezzo, sulla marca. E diciamo questi sono i punti di riferimento. Poi ci sono anche cose più recenti, ma diciamo mi sono formato nei primi 10-15 anni di carriera su questi mostri sacri, lavorando con alcuni. Di Emanuele Pirella sono stato anche amico personale, e per questo, insomma, come dire, immodestamente e ingiustamente qualcosa l'ho imparato anche solo dal chiacchiericcio. Non ho mai lavorato con queste persone, un po' con Emanuele da consulente, però ripeto, basta, è come andare al cinema, guardi dei film ben fatti e impari delle cose, poi le devi rielaborare secondo il tuo stile, leggi dei bei romanzi, leggi degli editoriali fatti bene, guardi dei quadri pazzeschi e tutto diventa formazione. Parliamo invece di presente, non si possono più ignorare i social network, i forum, i blog, il cliente continua a dialogare con l'azienda. Come si può costruire una brand reputation e se si può pianificare questa e come magari entra in contrasto con la creatività? No, la reputazione non entra mai in contrasto con la creatività, ripeto, la reputazione fa parte di una più ampia copy strategy e di un piano di brand equity. È chiaro che in questo momento, negli ultimi 10 anni, è cambiato lo scenario, le marche non possono più nascondersi, non possono più parlare da un piedistallo, devono confrontarsi, devono dialogare, devono ingaggiare i consumatori, come si usa dire tecnicamente, ma in realtà non è cambiato niente, perché la costruzione di una reputazione online ha le stesse sfide e gli stessi pericoli della costruzione di una reputazione più generica, più generale, più anche offline che dir si voglia generale. Il vero grande problema è sempre capire, uno, la equity del prodotto, il proprio talento, la propria capacità di generare senso e valore, e due, quali sono i veri perimetri entro cui muoversi, perché ripeto, ci sono marche che hanno inquinato il mondo, che poi hanno tentato di disegnarsi come disinquinatori o aziende sensibili all'ecologia. È chiaro che diventa molto molto complicato, e su quello, soprattutto quando stai lavorando su una reputazione online, rischi di essere crocifisso. Però ripeto, come sempre bisogna lavorare non dimenticando, oggi più che prima, che i consumatori, come diceva David Ogilvy, il consumatore è tua moglie. Non puoi pensare che siano stupidi, a meno che tu non pensi che tua moglie sia stupida. Visto che io ho questa antica abitudine di considerare sempre i consumatori delle persone intelligenti, sensibili, con una loro storia e una loro cultura, ho imparato a lavorare per questi consumatori. E una cosa che è venuta fuori l'altra sera, una frase meravigliosa, parlando con dei colleghi copywriter, c'è lo scrittore, il copywriter del film 1984, il famoso film di lancio di Macintosh, Apple, diceva sempre che
Se tu vuoi diventare un copywriter molto pagato, devi compiacere il tuo cliente. Se tu vuoi diventare un copywriter che vince tanti premi, devi compiacere il tuo ego e, come dire, le tue inclinazioni. Se tu vuoi diventare un grande copywriter, ecco, devi compiacere il tuo lettore. Allo stesso modo le marche, se vogliono pensare solo ed esclusivamente di fatturare, devono sapere che non possono compiacere nessuno, perché li freghi una volta ma non li freghi più. E se vogliono, come dire, guadagnarsi un posto al sole dal punto di vista etico, devono capire che il rischio è poi di non riuscire a reggere questa promessa. Se invece vogliono diventare delle grandi marche, ecco, devono innanzitutto compiacere il loro consumatore, andargli incontro, comprenderlo, leggerlo e dialogare con lui trovando la soluzione migliore. Tutto qui, poi che sia online o offline è sempre lo stesso problema. Invece come vede il futuro della pubblicità? Vede una particolare linea innovativa? Si può prevedere qualcosa di nuovo? È già stato fatto tutto? E poi cosa invece manterrebbe degli ultimi 30 anni? C'è tutto da fare, questa è una delle cose che mi tengono vivo, anche se, ripeto, dopo 30 anni di questo lavoro a qualcuno è venuta voglia di smettere. Io mi diverto tutte le mattine, riparto da zero, mi sveglio, è la curiosità che mi fa svegliare, come diceva Fellini, e mi fa entrare nel mio lavoro. Quello che terrei sono le solite sagge regole di vita, cioè se devi convincere qualcuno, devi fare una promessa, devi essere sempre rilevante e inaspettato, perché se non sei rilevante nessuno ti prende in considerazione. Se non fai una promessa che sia davvero al cuore, ai bisogni delle persone, che risponde a un insight, nessuno ti guarda. E inaspettato è il nostro mestiere, cioè dire la stessa cosa, perché alla fine un cibo, un detersivo, una macchina, cioè promettono sempre la stessa cosa basica, solo che la promettono in una maniera ogni volta nuova, ogni volta innovativa, ogni volta appunto inaspettata. Costruire promesse rilevanti e inaspettate è il mestiere più bello del mondo, ci terrei ad andare avanti a farlo, diciamo così. Quindi grazie alle marche che me lo fanno fare. Grazie a lei. Va bene.